hanno sostenuto per tutto l'incontro i propri beniamini sotto un vento gelido che ha disturbato le due squadre. Primo tempo scialbo, con le assenze di Esposito e Danese che si facevano sentire per la Battipagliese. Nella ripresa invece la gara saliva di tono, così come le due squadre. Ma alla fine a festeggiare erano gli uomini di Santin. Vediamo adesso le azioni. C'è poco da raccontare della prima frazione di gioco, tranne un fallo di mani netto in area di Villani al 34esimo a seguito di una punizione di Sacco, su cui si avventava poi di testa Messina. Al 36esimo ragone per Petilli, che al volo mandava fuori. Al 45esimo una punizione di Sabato, che Criscuolo parava facilmente. Tre minuti dopo, sulla punizione battuta da Coviello, il portiere battipagliese non si faceva sorprendere. Un primo tempo che in verità non offriva molto. Nella ripresa invece la gara si ravvivava e dal terzo Cola Giovanni serviva su punizione Sacco, che di testa metteva a lato. Al 15esimo Messina crossava per Cola Giovanni, che veniva messo a terra da Coviello. Rigore ineccepibile che l'arbitro peggiore in campo ignorava, clamoroso. Vediamo la ripetizione. Fallo netto su Cola Giovanni e l'arbitro faceva finta di niente. Al 31esimo rispondeva Lavigliano con Ragone, che da buona posizione metteva sopra la traversa. E così si giungeva al gol. Calcio d'angolo battuto da Cola Giovanni e Francesco Messina, neo acquisto dell'Avellino, schiacciava di testa in rete. Era il vantaggio della Battipagliese. Correva il 44esimo quando Criscuolo doveva intervenire su questa punizione, dimostrandosi attento e preparato. Si concludeva su questo episodio in pratica l'incontro.